Salve a tutti, io sono Silcarati e questa è una battaglia in Rome Total War tra Romani contro Impero Seleucide. Il mio nemico mi sta attaccando con due unità di elefanti corazzati con 5 unità di cataphratti. Io ho molta fanteria pesante e un'unità di forze incendiari, con la quale cerco di ingaggiare subito con gli elefanti corazzati, ma mi sfuggono via e per cui fanno un disastro addosso alla mia fanteria. Arrivano anche i cataphratti, che anche loro ci mettono non mi aiutano di certo, per cui sembra subito che la battaglia sia finita qui. In realtà, cosa succede? Succede che in questa confusione le mie unità di porti incendiari riescono a raggiungere le unità di elefanti nemiche e finalmente riescono a bruciare le setole dei porci, riuscendo quindi a sbizzarrire gli elefanti nemici. Purtroppo si imbizzarriscono sopra il mio esercito, il che non è che mi piace molto. L'unica cosa che posso dire è che però stranamente il nemico uccide sostanzialmente i suoi elefanti senza lasciare che rimangano imbizzarriti addosso al mio esercito. Rimangono però i cataphratti, che comunque sia mi creano qualche problema, però ormai sono rimasti da soli e per cui scappano tutti. Il problema qual è? Il problema è che in fondo allo schermo ci sono un sacco di unità nemiche composte principalmente da picchieri e da qualche arciere. Ora qua posso velocizzare un po' la battaglia, perché sostanzialmente quello che succede è che il nemico cerca di prendermi un po' di sorpresa con la sua cavalleria, cerca di aggirare lo sperone di roccia per prendermi da dietro gli arcieri. Io però continuo a girare il mio schieramento in modo da offrire verso il nemico sempre le truppe di fanteria, e piano piano mi avvicino anche al resto dell'esercito nemico. Tutto questo balletto però sostanzialmente mi preoccupò, perché avevo paura che la grande distanza, il grande dislivello da superare potesse stancare i miei ometi. Me la prendo con calma, in effetti sarà una battaglia molto lunga, io cerco di sintetizzarla molto velocemente. E in un certo senso molto strana, è una delle mie prime battaglie, che sostanzialmente in effetti commetterò diversi errori, soprattutto si scopriranno soprattutto verso la fine, anche perché una volta sconfitti gli elefanti pensavo che di essere a buon punto, pensavo che ormai la maggior parte lo scoglio più grande fosse stato superato. In realtà non è così, perché quei picchieri lì mi daranno veramente grossi problemi e sarà per me veramente dura riuscire a superarli. Sistemo un po' meglio l'esercito in modo da riuscire a cercare perlomeno di sfondare le unità nemiche. Dispongo gli arcieri di lato, ovviamente tutto quanto con molta calma, perché voglio anche cercare di far riposare un po' i miei fanti. Vedo che il mio nemico raggruppa le ultime sue unità di cavalleria sul lato sinistro del suo schieramento. Io faccio avanzare un po' i miei arcieri per cercare di ingaggiare un po' gli arcieri nemici, però vedo che il nemico mi carica con la cavalleria rimasta, anche se però in maniera un po' grossolana, perché effettivamente lo spazio che ci divide è veramente molto. Io vado avanti abbastanza sicuro, anche perché so essendo romano, di poter usufruire della testuggo, cosa che faccio immediatamente. E in questi preparativi qua, insomma, prima di avvicinarmi all'esercito nemico, sono per me un po' snervanti, non vedo l'ora in certo senso che inizi la battaglia vera e propria. Ed ecco che il nemico cerca di ingaggiare uno scontro con le sue unità di cataphratti. Effettivamente mi coglie in parte in sorpresa, io ci mando addosso tutto lo schieramento
sinistro del mio esercito ed è così che due unità di cataphratti fuggono. Spero che fuggano fuori dal campo di battaglia e non si fermino più, però così non sarà. Infatti, poco dopo si fermeranno e saranno di nuovo a disposizione per il mio avversario. È così che cerco di avvicinarmi sempre piano piano, lentamente. Un problema che mi ronza nella testa è il fatto che ho l'unità del generale scoperta, in quanto ovviamente insieme ai cavalli un po' soffrire da testugo, e ho paura insomma che gli arcieri nemici possano fare man bassa delle unità del mio generale. In effetti qualcuno muore e la cosa insomma mi dà un po' fastidio, per cui lo faccio arretrare. Faccio avanzare i miei unità rimaste di porti incendiari in modo quasi da usarle come specchietto per le allodole, però non fanno in tempo a ritirarsi che sono già morti tutti. È così che mi avvicino sempre piano piano con le mie unità di fanteria, faccio avanzare anche i miei arcieri cercando di ingaggiare con gli arcieri nemici. La cavalleria intanto ha caricato i miei fanti, però si vede costretta a fuggire perché effettivamente si trovava in grande svantaggio. Io avrei speravo almeno di riuscire a liberarmene di questa benedetta cavalleria, cosa che però non sarà così. Perdo in parte il generale perché va a scontrarsi contro i picchieri. Molti uomini muoiono, però generale perlomeno rimane vivo. Finalmente sono a portata del nemico. Vedo che le due unità di cataphratti rimasti cercano di aggirarmi sulla sinistra del mio schieramento. Io ci mando tre unità di fanteria pesante ad inseguirle per cercare anche di ingaggiare uno scontro lontano dal resto dello schieramento. Intanto, avendo rotto il testugo, gli arcieri nemici continuano a lanciarmi le loro frecce sui miei uomini, però io ormai sono a portata di giavellotto e tiro ciò che mi rimane verso le falangi. Però il problema qual è? Che le falangi da davanti è impossibile per me riuscire a superarle con questa fanteria. Riesco sì a far fuggire le unità di cataphratti rimaste e la cosa mi va anche bene perché recupero queste tre unità che avevo mandato contro i cataphratti e cerco di aggirare il nemico verso sinistra e con unità anche verso destra. Lo scontro però sembra mettersi assai male per me perché molti dei miei uomini stanno morendo per lo scontro con le falangi e ben presto le mie unità cominceranno a morire inesorabilmente e quindi a fuggire. Diciamo che è una battaglia che avrei potuto combattere in maniera diversa, questo è sicuro, però essendo stata una delle prime, diciamo che ho cercato di fare il possibile e perlomeno ho ucciso elefanti nemiche. L'aggiramento non ha subito proprio l'effetto sperato, anche perché il nemico, Tuo ecco, morto generale è anche il morto a generale. causa della sua Il stoltezza. nemico I suoi uomini si demoralizzeranno. mi lancia frecce incendiarie, per cui i miei uomini cominciano a spaventarsi, ormai sono rimasti veramente pochi, ed è così che ormai sono costretto ad ammettere la sconfitta ed è così che sostanzialmente finisce la battaglia. Diciamo che una battaglia, seppur inizialmente molto equilibrata, nonostante gli elefanti nemici, avrei potuto combatterla in maniera diversa, in maniera migliore, però diciamo che è quello lo scotto che ho dovuto pagare per le prime battaglie. Questo è tutto e ci vediamo presto. Ciao!